Il centro storico di Salerno si accende di giallo con il primo mercato coperto firmato col Diretti Salerno e Campagna Amica. Filiera corta, un'attenzione speciale nei confronti del consumatore, ricerca di materie prime fresche e genuine da acquistare direttamente dai produttori per assecondare la crescente voglia di conoscenza sulle caratteristiche del prodotto. È stato inaugurato questa mattina nello storico spazio di Santa Pollonia alla presenza delle massime cariche della Coldiretti, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda, del segretario di Campagna Amica Carmelo Troccoli, del presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo, del direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano. 18 aziende ogni martedì e venerdì offriranno la possibilità ai consumatori di scegliere prodotti d'eccellenza, prodotti stagionali a chilometro zero e, per quanti lo vorranno, ricevere anche a domicilio la spesa. Un mercato coperto che BES inserisce anche nel percorso delle luci d'artista. Un mercato coperto dove i consumatori potranno trovare il meglio dell'agricoltura salernitana con prodotti freschi e di stagione. Un'occasione per tutta la città, per i bambini, per le mamme, per i turisti che popolano questa città, per incontrare i nostri agricoltori, le eccellenze che si producono nelle campagne di questa splendida provincia. Un luogo di incontro, non soltanto un luogo dove venire ad acquistare prodotti, ma dove venire a conoscere qual è la straordinaria cultura delle nostre campagne, le nostre tradizioni, come si è tramandato nel tempo il saper fare dei contadini italiani. Un progetto che stiamo portando avanti in tutta Italia, è il 60° mercato coperto che apriamo in Italia col Diretti con Campagna Amica, proprio per offrire un modo nuovo di fare la spesa e di acquistare i prodotti dell'agroalimentare italiano, quindi sostenibilità, economia locale, economia circolare, grande rapporto tra i consumatori e gli agricoltori. Poi in questo posto storico di Salerno credo che è un valore in più per la città, ma soprattutto per le nostre aziende che invadono la città di Salerno, che ci ha dato tanta possibilità di poter mostrare al consumatore salernitano la possibilità di apprezzare il nostro grande lavoro che c'è dietro a questi prodotti. Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere sempre di più valorizzata. Sarà questo il primo esperimento che stiamo facendo sui mercati coperti dopo le esperienze dei mercati pubblici. Dopo di questo seguirà Napoli, Benevento, Avellino, dove stiamo cercando di creare una rete dove tutti i consumatori di questa regione possono trovare un momento di incontro per confrontarsi col cibo. Vito Busillo, per fortuna in questa terra abbiamo tante eccellenze, tanti prodotti di qualità, ma spesso i consumatori a tavola se ne dimenticano. È un mercato come questo al coperto, è l'occasione per ribadire quante prelibatezze abbiamo, no? Non c'è dubbio, ma è importante anche il rapporto che Coldiretti ha con il consumatore. Questo è anche un momento diretto di rappresentare le nostre eccellenze, come dicevi tu, la nostra qualità, la nostra distintività. Quindi un processo che mette in piedi un percorso di qualità e un percorso che guarda soprattutto innanzitutto alle giovani generazioni. Immaginiamo che tutto l'aspetto dell'educazione alimentare, della dieta mediterranea, tutti aspetti che oggi noi conosciamo ma che spesso il consumatore se ne dimentica. C'è una bellissima indagine fatta dall'Eurobarometro a livello europeo che ha chiarito che i consumatori si fidano dopo che diciamo, gli scienziati per l'86% si fidano innanzitutto delle organizzazioni di categoria e nello specifico in Italia soltanto di Coldiretti, perché è un elemento di distintività. Quindi mettere insieme territorialità, qualità, prodotti a marchio e rapporto consolidato con i consumatori è l'elemento diciamo, di novità, ma anche poi consolidare, come dicevo, tutto l'aspetto dell'educazione alimentare. In questo vorrei anche sottolineare il fatto che noi abbiamo fatto ultimamente un protocollo di intesa con l'Ordine dei Medici che ci porta in tutte le scuole, ci porta attraverso i nostri laghi chef a dialogare con le nuove generazioni e con le future generazioni.